Ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale se siete dei nuovi iscritti. Oggi in questo video, come potete leggere dal titolo, andremo a vedere e a scoprire i miei prodotti preferiti del mese. Devo dire sinceramente che nei miei preferiti del mese ci sono tanti prodotti per la base, perché non so, vuoi il periodo, vuoi tutta la situazione, sono i prodotti che ho utilizzato maggiormente in questi mesi e per cui per via di cose sono i miei preferiti. Ci sono un po' di new entry, non proprio recentissime, ma comunque relativamente nuove. Io direi di partire subito, perché sennò mi perdo sempre in chiacchiere. Partiamo con il primer. Voglio consigliarvi questo primer di Catrice. L'ho scoperto grazie a Valentina, ve la taggo qui da qualche parte, vi scrivo il suo nickname magari giù nell'info box con il relativo link, così potete scoprire anche quanto è brava. E l'ho scoperto, dicevo, grazie a lei. Non lo utilizzo da tantissimo. L'avevo comprato principalmente da utilizzare insieme al Sobrow. Lo utilizzo per andare a fissare il make-up, perché col Sobrow non mi piace e ora ci arriveremo anche lì. Fissa davvero molto molto bene il make-up nonostante il suo prezzo economico. Non mi piace molto l'erogatore, perché veramente di getto, dovete allontanarlo parecchio dal viso, però è davvero un ottimo prodotto per quello che costa e l'ho comprato da Maki Beauty, non ho capito come si chiama, Maki Beauty forse. Vi lascio qui giù nell'info box il link. Per quanto riguarda la base, ho due prodottini. Uno è questo qui di Deborah Milano, il 24 ore Nude Perfect. Mi piace tantissimo, è veramente super leggero. Io utilizzo la colorazione 00 e per me è perfetta. Se volete un look naturale, leggero sulla pelle, vi consiglio assolutamente questo fondotinta top. Mi piace tantissimo se avete la pelle anche come la mia, che leggermente è asfittica. Mi trovo veramente molto bene, non è pesantone, non vi va a seccare, ottimo. Sulla stessa scia abbiamo il BB Cream Sublime di Puro Bio, non mi veniva il nome. Anche qui sempre un effetto leggero, un po' più coprente del fondotinta di Deborah. Qui invece la texture è un po' più corposa, un po' più presente, non presente a livelli che è impossibile metterlo sulla pelle, ma sicuramente è una texture più pesante rispetto al fondotinta che vi ho fatto vedere precedentemente. Quindi non vi aspettate quella BB cream super super fluida. È fluida, ne basta veramente poco, però ha una texture che è presente. Ma nonostante questo devo dire che mi piace molto il prodotto, lo potete sfumare benissimo, ha una buona coprenza, un'ottima coprenza anzi per essere una BB cream, quindi assolutamente vi fa minimizzare rossori, piccole imperfezioni, quindi è top per essere una BB cream e soprattutto anche bio. I correttori ho un po' di preferiti. Si riconferma lui, che è super 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 coprente. La mia colorazione è la 326 e 327, diciamo che sono in questo range di colori e top. Mi piace troppo questo correttore, mi piace anche molto l'applicatore bello cicciotto. Fantastico, questo mi piace veramente tanto. Si posizionano anche allo stesso livello questi due di Mesauda, che vi avevo fatto vedere anche nel video di novità. Sia questo per andare a correggere un po' le discromie a livello cromatico, e sia questo nella versione liquida, sia per correggere le discromie ma anche per andare a illuminare. Mi piacciono entrambi, molto coprente, molto, e texture leggera, non è come questo che ha una texture un po' più presente, più corposa. Per quanto riguarda il viso, un altro prodotto che mi sta facendo impazzire tantissimo sono i blush in crema di Fenty Beauty. In particolar modo sto amando questo colore che si chiama Summertime Vine, numero 8, veramente molto bello. Lo applico con un pennello di questo tipo, fibre sintetiche, dove? Eccolo, questo qui di Mesauda numero 2, fatto così, che bello ampio, quindi vi fa un effetto super diffuso. Lo applico prima della cipria, altrimenti essendo in crema poi va a combinare un casino, e mi piace tantissimo, ve lo straconsiglio perché fa un effetto naturale bellissimo, bello 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 bello. Arriviamo a lui, il famosissimo Sobrow. Allora, io questo prodotto lo sto utilizzando
È stato un odio, un amore, perché comunque ho cercato di capire come utilizzare questo prodotto e niente, andavo, bellissime cigli, sopracciglia e poi queste sopracciglia dopo un tot di tempo giù. Da quello che ho capito, non si presta a delle sopracciglia con dei peletti spessi. Ho visto che è successo ad altre persone, ho chiesto anche aiuto a Valentina, che lei è bravissima sulle sopracciglia, soprattutto per questo effetto così. E niente, quindi ho capito che è questo il problema. Quindi come ho risolto? Ho risolto con un metodo non molto sano per la pelle, ma che utilizzo quelle volte in cui voglio questo effetto, quindi non molto spesso. Cioè quello di utilizzare la lacca per bagnare il sapone. Lo so, ora mi ammazzerete, però. Anzi, una lacca in particolare, ve la faccio vedere. È questa qui di Tigi, la Head Head, che è una lacca fortissima, cioè veramente se la mettete sui capelli vi rimangono così pietrificati per l'eternità. E quindi l'ho trovata perfetta per questo utilizzo, perché quando vado a usare questa con questo, cioè le mie sopracciglia rimangono così per tutto il giorno, quindi. Ho trovato questa soluzione quando voglio questo effetto, ovviamente, ripeto, non è una cosa che posso fare tutti i giorni, anche se l'ho fatta per un po' di tempo, però ovviamente non fa bene alla pelle, è un consiglio in extremis se proprio non c'è una soluzione, anche se voglio provare quello che è uscito tempo fa di Anastasia Beverly Hills, anche se è introvabile, cioè non lo trovo da nessuna parte, quindi spero che torni disponibile per poterlo provare, perché quello è già pronto all'uso. Andiamo avanti con un mascara che ho rispolverato quando ho fatto decluttering, ed è lui, il My Toy Boy di Diego Dalla Palma. Mi piace tantissimo, a parte che è un po' enorme, però a parte questo è un mascara ottimo, mi piace tanto tanto sulle ciglia, lo posso anche stratificare, a volte ci faccio due o tre passate, dipende dall'effetto che voglio, e se volete delle ciglia belle lunghe e voluminose, questo tanta roba. Ultimo prodotto per quanto riguarda il make-up è questo lip gloss di Laneige, che è quello che indosso. Mi piace molto perché è uno dei pochi lip gloss che mi va veramente a idratare tantissimo le labbra. Solitamente quando utilizzo altri lip gloss, dopo un po', quando si asciuga o comunque quando il prodotto va via, mi ritrovo le labbra sempre un po' secche, mentre questo per me è un vero e proprio trattamento, perché me le va veramente tantissimo ad idratare e poi dura tanto sulle labbra tantissimo. Non fa quell'effetto appiccicoso, top, veramente ve lo consiglio, ed è leggermente rosato. Altro prodotto per i capelli questa volta, più che prodotto, accessorio, come si può dire, non lo so, sì, accessorio, è questa spazzola di Oliva Garden, che è un brand veramente ottimo per quanto riguarda tutta la parte accessori per capelli, e questa è una spazzola composta da setole sintetiche e setole naturali. E devo dire che la trovo ottima, perché vi faccio vedere, mi va proprio a compattare i capelli. Vabbè, io ho poi dei capelli molto particolari, non sono per niente voluminosi, belli, perché sono veramente super sottili e si rovinano facilmente, però come potete vedere, beh, li va proprio a compattare, a renderli più corposi, e non elettrizza assolutamente i capelli. Io a volte ci faccio anche la piega con lei e i capelli vengono morbidissimi, non elettrici, quindi ve la consiglio. In realtà forse questa nasce più per l'extension, so che le extension vengono pettinate con questo tipo di spazzole, però devo dire che io invece mi trovo benissimo per i miei capelli nonostante non siano extension. Ovviamente non dovete essere aggressivi perché ha le setoline in plastica e vi potete fare male, però è diventato amore folle per questa spazzola, l'adoro. Questi erano i miei preferiti del mese, fatemi sapere se avete qualche cosa in comune con me o se volete consigliarmi qualche prodotto da provare. Se siete arrivati fino a questo punto del video, commentate con la nostra emoji del cuoricino blu, e se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale e lasciatemi un piccolo like di supporto e seguitemi anche su Instagram. Io vi mando un grosso bacio e ci vediamo in un nuovo video. Ciao!